Ciao, siete davvero tantissime. L'ultima volta che sono salita su un palco in un teatro avevo 15 anni e facevo la ballerina di danza classica. E appena entrata sul palco sono scivolata e sono caduta, ma mi sono tirata su. E quando sono uscita ho incrociato la mia insegnante di danza che mi ha detto: non ti preoccupare se sei caduta, l'importante è che ti sei rialzata, vedrai che della tua vita cadrai altre volte. Ecco, secondo me mi ha portato un po' sfiga. Perché nella mia vita sono caduta un sacco di volte. Chi c'era lo scorso 9 Muse a novembre? Chi era qua? Ecco, io ero una di voi. Ero venuta qui insieme a due amiche e quel giorno pianto così tanto che ancora la Kleenex mi ringrazia. E oggi sono qui su questo palco e sono giorni che sto pensando alle parole da dirvi, a quelle parole che vi possono far tornare a casa con la stessa energia che io mi sto portando dietro da quel giorno di novembre. Allora mi presento, sono Virginia, sono un'imprenditrice. Ho sposato il principe azzurro dopo una serie di mostri, e se ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi. E ho due bambini. E voi direte, è tutto bellissimo. E invece no, tutto quello che ho, io me lo sono sudato. Io soffro di una malattia invalidante e cronica, che si chiama endometriosi, e se non la conoscete informatevi, perché in Italia colpisce più di 3 milioni di donne, ed è una malattia subdola. Io ci ho messo 14 anni per avere una diagnosi e nel frattempo mi hanno operato 7 volte e ho avuto almeno 20 ricoveri in ospedale. Avevo la valigia dell'ospedale sempre pronta. Questa malattia, oltre a tanta sofferenza fisica, mi ha reso infertile. E oggi sono qui che ve lo racconto e ci metto la faccia, perché i miei bambini sono arrivati dopo 6 tentativi di fecondazione assistita. E noi donne infertili non dobbiamo nasconderci. Non dobbiamo vergognarci, anzi, dobbiamo raccontare. Dobbiamo confrontarci con le altre donne che stanno vivendo la stessa nostra esperienza. Dobbiamo parlarne, perché allora se creiamo una rete insieme, questo macigno lo possiamo portare meglio. E ricordatevi che se siete donne infertili, andate avanti a testa alta, perché solo un grande cuore che vuole riempirsi d'amore ti dà la forza e il coraggio di affrontare questo percorso e di bucarti la pancia 6 volte al giorno per avere un figlio. Ecco, io alla fine ce l'ho fatta e nel 2008 sono diventata mamma del mio primo bambino. Ma mio figlio è nato con una cardiopatia. Lo abbiamo operato al cuore alla nascita. L'ho portato a casa che aveva 3 mesi. E tutto quello che mi ricordo di quel periodo è l'enorme solitudine e queste giornate infinite che sembravano non finire mai. In tutto questo cosa mi è successo? Mi è successo, io avevo un ottimo posto di lavoro e ad un certo punto mi è arrivata la comunicazione che mi avevano trasferito a 100 km da casa. E così sapevo che non sarei rientrata. Io avevo bisogno di stare con mio figlio, eravamo già stati troppo lontani. E così ho pensato che quel periodo della maternità lo potevo investire per crearmi una professione che mi permettesse di lavorare e di stare vicino a mio figlio. Ne avevamo bisogno entrambi. E che cosa ho fatto? Ho aperto un negozio su eBay. Ho iniziato a vendere vestiti per bambini. E dopo 2 mesi avevo aperto la mia prima partita IVA. 4 anni dopo avevo un e-commerce, un capannone in affitto e 4 persone che lavoravano per me. Poi nel 2013 sono diventata mamma ancora una volta ed è nata la mia seconda figlia. E ho iniziato a portarla con la fascia perché sono dovuta rientrare prestissimo.
perché noi imprenditrici la maternità non ce l'abbiamo. E così lavoravo e tenevo lei in fascia. E ad un certo punto quelle fasce ho iniziato a venderle e poi ho iniziato a disegnarle e poi ho creato una community dove oggi ci sono più di 6.000 mamme e di fatto ho creato un'altra azienda. E poi è successo che nel 2017 sono stata di nuovo male, un altro intervento, e questa volta per rimettermi in piedi ci ho messo 6 mesi. E da quel letto ho iniziato a pensare a un nuovo progetto. Ho disegnato una giacca per portare i bambini. E poi ho organizzato il raduno, il primo raduno della mia community. Io faccio sempre così. Mi dedico a qualcosa di bello per far andare via qualcosa di brutto. E poi ho iniziato a mandare delle mail, perché non mi potevo muovere e volevo trovare qualcuno che producesse quella giacca. Ma non solo non mi rispondevano, se lo facevano mi dicevano di no. Così ad un certo punto ho chiamato una sarta, le ho chiesto se poteva venire a casa mia. Abbiamo preso 7 giacche, le abbiamo scucite e ne abbiamo fatta una. E quello è stato il mio primo campione. E poi ho trovato una donna che mi ha aiutato e mi ha detto: trovo io chi ti fa la giacca, dammi il campione, lo porto con me. E 2 mesi dopo avevo in mano il mio primo campione. E così sono andata a fare delle foto e l'ho presentata nella mia community. E ho raccolto i primi 100 ordini e da lì è partita la mia linea. In quel momento ho capito che quella era la mia strada. Finalmente stavo facendo qualcosa che mi faceva stare bene. Perché con il mio lavoro io riesco ad aiutare le altre donne. E così ho deciso che quel negozio di abbigliamento che avevo aperto era ora di lasciarlo andare. Ed è stato difficile, perché quando le cose le costruisci tu, quando diventano una parte di te, la cosa più difficile è fermarle. E alla fine quell'e-commerce l'avevo anche venduto. E lo scorso 9 Muse, quando sono venuta qui e ho ascoltato Eleonora delle Piume del Colibrì, sono uscita dalla sala e come una matta sono andata ad abbracciarla e le ho detto: io ho venduto la mia azienda e sto malissimo. Ma sono uscita da quel teatro con la consapevolezza che comunque sarebbero andate le cose, io ce l'avrei fatta. E poi è successo che quell'azienda non l'ho più venduta. Una settimana prima di Natale si sono tirati indietro. E io mi sono trovata senza capannone, senza un ufficio, senza dipendenti, con un magazzino pieno di merce che ho dovuto svuotare in una settimana. E 2 giorni dopo mia figlia è entrata in ospedale. Alla fine di quella settimana, era una domenica, mi sono svegliata e ho pianto talmente tanto, perché per la prima volta ho pensato che questa volta davvero non ce la potevo fare. E poi mi sono detta no. Mi sono riguardata la foto che mi ero fatta con Eleonora e ho detto: se ce l'ha fatta lei, ce la posso fare pure io. E allora ho detto: bene, adesso cosa faccio? Allora, in tutto sto schifo, la prima cosa, la smetto di fare schifo su Instagram. E quindi mi sono fatta un corso. E poi, il giorno dopo, mi è arrivata una mail. Stavo cercando di tessere una sciarpa da un sacco di tempo, ma come sempre, nessuno mi rispondeva. E invece ho trovato qualcuno che finalmente mi ha risposto e mi ha detto: vieni qui, vieni in Toscana, vieni che te la faccio la sciarpa. E allora ho chiamato Chiara, la mia amica, e gli ho detto: per favore, domani vieni con me, portami in Toscana. Le amiche servono anche a questo. E lei è venuta. Ed è venuta con me. Ed 1 mese dopo avevo quella sciarpa tra le mie mani. E su quella sciarpa c'era disegnato un fiore di loto. Il fiore di loto è il fiore che io ho tatuato e che ho scelto per me. L'ho tatuato sulla mia schiena dopo il mio intervento. E se non lo conoscete, è un fiore bellissimo perché nasce dal fango.
È un fiore che ogni notte va sotto nell'acqua e il giorno dopo rifiorisce ancora più bello. Ecco, oggi io vi presento un altro fiore, bellissimo, che però ha perso qualche petalo. È una donna coraggiosa, è una donna che grazie agli sguardi, ai giudizi degli altri, riesce a guardare oltre. È una donna che salva le donne dal fango, quello più brutto, la violenza. Con onore e tanto orgoglio presento Silvia Redigoli. Non mi far piangere.